L'auspicio è che la clinica della memoria di Collegno, nata per accogliere e curare i malati di Alzheimer, possa venire completata e aprire i battenti entro il 2016. Lo hanno formulato i presidenti del Consiglio regionale Mauro Laus e della Fondazione San Secondo per la ricerca sull'Alzheimer, Don Mario Foradini, in apertura del convegno La malattia di Alzheimer e la clinica della memoria di Collegno, ospitato a Palazzo Lascaris. Se tutto va bene, entro qualche mese riusciremo a inaugurare almeno la parte ospedaliera. Abbiamo terminato gli ultimi 20 posti e quindi siamo a 100 letti per l'Alzheimer. Rimarrà ancora da fare la parte che riguarda la ricerca, gli ultimi due piani. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato e che ci aiutano per essere vicini a queste realtà di sofferenza, non soltanto per i malati, ma per tutte le famiglie, perché le famiglie effettivamente soffrono. No? Tenete presente che dove c'è un malato mentale o un malato d'Alzheimer ci vuole almeno tre badanti, 24 ore su 24, quindi la situazione è molto pesante.